La forestale di Modena ha sgominato un presunto traffico illecito di rifiuti. 4 gli arrestati. Rifiuti non trattati con documenti falsi. Una ditta autorizzata al recupero evadeva così l'80% dell'ecotassa regionale. La truffa era possibile grazie alla connivenza di 3 dipendenti ERA, ma la società è completamente estranea al raggiro, anzi ne è vittima. La storia è tutta modenese. Di Formigine, l'azienda che aveva organizzato l'illecito. Alla discarica di Modena arrivavano i rifiuti con identificativo modificato. Il meccanismo truffaldino è stato scoperto dal Corpo Forestale dello Stato, ma fortunatamente non c'è nessuna emergenza ambientale. Era materiale che doveva andare in discarica, che poteva andare in quella discarica, ma non nelle forme, nei modi in cui è arrivato, quindi con grande danno per la collettività, comunque sotto il punto di vista finanziario, ma non del pericolo. L'indagine è scattata circa un anno fa. Ogni giorno dalla municipalizzata di Parma 60 tonnellate di rifiuti transitavano dalla ditta di recupero di Formigine che, senza lavorarli e dichiarando il contrario, li conferiva alla discarica. Risultato, ecotassa ridotta dell'80%. Ecotassa azzerata addirittura nel caso di scarti gabellati come materiali edili. La dipendente all'ingresso e 2 ruspisti, complici della ditta, li passavano per buoni. 4 le persone arrestate, 11 indagate. Il danno per le casse della regione è stato stimato attorno ai 115.000 euro, di circa 65.000 euro il mancato introito per la stessa ERA.